Al vostro servizio. Neandertart, servo vostro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui perché... Ma chi sei tu? Ma come chi sto? Non l'hai capito? No. Sono Lillo. No! Sono io. Bravo! Sono qui fino a giovedì per gli autografi. Allora ragazzi, bando alle ciance. Oggi siamo qui perché finalmente andremo a rompere i coglioni al nostro coltellinaio di fiducia. Dario ha firmato già tanto tempo fa una liberatoria per essere ripreso nei suoi momenti più intimi, che non so quando va al bagno a tirarsi le pugnette. Questo non lo diremo, ma invece, no. Ma invece sì. Quando semplicemente si mette solo con se stesso a realizzare dei coltelli. Quanto ci metti grosso modo a realizzare un coltello? Dipende dal coltello, ma più o meno in media 2 giorni. Perfetto, è il tempo esattamente che abbiamo a disposizione, quindi hai 48 ore per portare a compimento questo video. Quindi siamo qui. Sono arrivato questa sera apposta per poter avere le 48 ore complete. E niente ragazzi, adesso ci metteremo a nanna, perché domani mattina sveglia presto e inizieremo a importunarlo. Vedremo sia come nasce un coltello, ma anche com'è la giornata tipo di un coltellinaio. Tu che c'hai da dire? Non ce ne frega un cazzo, non comandi niente. Non volevo essere qui, salvatemi. Sei sciocco. Rimanete con noi perché domani mattina col sole se parte. Buongiorno. Tieni. Oh, che bellezza. Prima domanda, che se mangia un maker la mattina? Qualsiasi cosa, tipo i cornetti, latte, biscotti. Ma se fagioli, brodo di polipo, polivetti con olive e capparielli. Quindi come le persone normali. Esatto. Perché? Te mangi gli chiodi la mattina, i maker non si mangiano i bulloni. Questo si mangia. Mi sono perso pure la marmellata nel sacchetto. Senti, ma posso leccarlo e poi lo uso per mettere dentro le cose, sti cazzi? No, lo faccio pure io. Com'è? Buonissimo. Questo hai detto è teco? Non c'è scritto, non c'è dei suggerimenti. Credo di capirlo io da assaggiandolo. Allora, dei supplì, stracchino e merda di cavallo. Vabbè, insomma, programma della giornata. Allora, scandisci bene i pasti. E ti stavo dicendo proprio questo. Finché non arriviamo alla fase di tempra del coltello, dove ci possiamo allontanare mettendo i timer, non si mangia. Quindi 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Tu non mangi. No, tu non mangi neanche. Come io non mangio, mica so io. Tu mi devi fare compagnia. Quindi vabbè, partiamo con la molatura e sgrossatura della lama, raggiatura del manico e del dorso, satinatura a pietra, diciamo presa di natura, infornata. Poi ecco. È una fase molto importante. Poi prima dell'infornata prepariamo il manico e il fodero, così mentre il coltello è nel forno ottimizziamo i tempi e lavoriamo, finiamo di rifinire tutto il fodero con i passanti e la texture del manico. Non metti in bocco, no, non grazie. Ti azzardare, un mozzico, va. Non ricordo quando nacque in me la passione per i coltelli, ma da quando a memoria ne sono sempre stato attratto. E vivendo da sempre a contatto con la natura, riconosco quanto uno strumento del genere possa essere fondamentale in quasi ogni attività. Allora, che famo oggi? Oggi andiamo a lavorare questo. È già tagliato al laser perché per velocizzare un po' la produzione non mi metto a tagliarli col frullino uno ad uno. Un po' per questioni, diciamo, sanitarie, non mi respira tutta la polvere d'acciaio. Un po' per tempo, perché comunque ci metto molto di più a tagliarli col frullino, che stimiamo un 20 minuti, anche 30 di taglio, sagomatura e foratura, mentre questi con un giorno me ne tagliano 150-160. Quindi non è realmente artigianale se lo fai al laser? Sì, tanti diranno, ah, non è artigianale! È leviosa, non leviosa! E invece sì, perché non devo dimostrare di essere bravo a tagliare il frullino, lo sanno fare tutti. Quindi bisogna anche velocizzare, ottimizzare intelligentemente quelle fasi superflue a, diciamo, alla valorizzazione del coltello artigianale. Bravo Sugar! Se un pezzo è tagliato a macchina, tagliato a mano, è comunque tagliato. Non è il taglio del coltello che rende prestigioso il pezzo, è tutta la lavorazione dopo. Ok, questa è la fase di come nasce la sagoma del coltello. Esatto, la sagoma. Però poi per... Poi va lavorata in 3 dimensioni, quindi si usano i nastri, cioè si parte dai nastri. Inizierò con una grana 60 ceramica per sgrossare, non sarà ovviamente estremamente precisa, cerco di fare il più possibile, ma poi tutta la molatura, tutta la raggiatura, le curve più precise si vanno a definire con da 120, 220 e 400. Con questi nastri qui, che sono molto morbidi e si ha un buon controllo della lama mentre asporta materiale. Ma queste sono le tracce delle lucertole che, come nelle migliori fiabe, la notte vengono e te finiscono i coltelli.
E tu gli inizi. Simo, avevo detto di non riprendere sta cosa nel video, dai, per favore. Abbiamo scoperto chi è che fa niente i coltelli. Infatti, quando nella presentazione abbiamo detto, scoprirete come si inizia il coltello e come arriva finito. Non è specificato a chi, a me arriva finito e poi lo mando ai clienti. Io fai caro caro per comprartelo. Sì, per favore, fai un buon lavoro. Questo hobby ho deciso di farne un lavoro nel momento in cui i miei pezzi sono arrivati a soddisfare il critico più esigente che ho nella mia vita, cioè me stesso. Insomma, Mastro, a che punto siamo? Allora, abbiamo sgrossato il primo lato con grana 60, se vedete qui c'è la raggiatura, qui no, quindi la molatura adesso la andremo a fare e poi dopo con i nastri più fini andiamo a togliere i graffioni. Senti, ma una cosa che tutti quanti ci chiediamo da tanto e tantissimo tempo. Vai. Ma come fa un coltelliniere a... Che dialetto è che parla, che scherzo? a fare il filo al centro del coltello, cioè insomma a centrare il filo nel bisello. No, allora, adesso ci siamo scordati di dirlo prima, si vedono delle linee che ho tracciato al centro. Sono due linee dove al centro c'è il tagliente che incorniciano e lo spessore che poi avrà il filo. Con questa grana non arrivo subito a spessore, ci arriverò con l'ultima grana, piano piano mi ci avvicino, perché sennò rischio di assottigliare troppo lo spessore che invece mi sono predefinito di mantenere, che in questo caso sono 3 decimi di millimetro. Quindi adesso? E adesso lavoriamo l'altra parte. Questa operazione è molto più frustrante per me perché inizio a usare questo. Tutti gli errori che a occhio non si vedono con questo si vedono. E vado a misurare se le due curve del bisello qui sul dorso combaciano. Se non combaciano vado a ritoccare finché non viene preciso. Quindi questi sono i sex toys dei coltellieri. No, perché non è piacevole usarlo. Tutti i nodi vengono a galla. È comoda. Coltello al momento alle levigatrice abbiamo fatto. Così potrebbe anche essere finito a livello meccanico, fatto il trattamento termico funziona, però non sono uno che si accontenta molto facilmente, quindi adesso con queste pietrine qui andremo a rettificare tutta la molatura fatta alla levigatrice e anticipare la satinatura che poi andrò a fare a mano. Quindi, caro Mastero, allora, mi sono preparato due pietre, arrivano di solito a stecchette così, quadrate. Queste vanno messe a bagno qualche minuto prima, io l'ho messa ieri sera per guadagnare tempo. Me ne sono preparate alcune spezzate da usare di piatto, in maniera che se c'è un piccolo dislivello di cui non mi sono accorto con la levigatrice, con questo lo sistemo. Mentre quest'altra appuntita andrà a sistemare tutta la raggiatura, tutta questa curvatura qua. Vado così. Quindi è un lavoro meditativo, un mantra da ripetere finché il coltello non è tutto sistemato. Ok, vai, al lavoro, sbrigate. Ovviamente se dovessi perdere qualche grado degli occhi, qualche grado sono finito, perché qui si tratta di vedere anche il minimo segnetto da togliere, perché poi se salto dei passaggi qui magari rimangono delle linee della levigatrice che non me ne accorgo. Questa è una pietra 320, riesce a mangiarli. Quando dopo tempra passo alla 600, che già mangia meno, l'acciaio è più duro, è più resistente all'usura, è un problema poi togliere i graffi della levigatrice. Ancor peggio quando passo con la carta vetrata, farò pietra 320, pietra 600, carta
400. Con la carta 400 comunque l'abrasivo si consuma molto facilmente, è praticamente impossibile togliere i graffi delle grane precedenti se non quello della 600. Quindi se bisogna fare molta molta attenzione. Oh no! Cosa, un no? Niente. Ah, ok. Mentre lui lavora, non sapete che cosa facciamo? Diamo un'occhiata a questi. Sapete chi è questo? Sto cazzo! Quasi pronto, eh? Il Magna Cat. Ce n'è anche un altro in lavorazione. Bellissimi. Poi alla fine lo chiameremo Apocatus. Vero, da? Era Arcocalypse. Sembra una bestemmia. Come la diorite. E poi, questo qua è un gioiello proprio. Lo testiamo? Sì. Sei più contento? Sì! Che volete dire? Domanda, perché vai contro il senso di levigatura del nastro? Vado in diagonale, dici? Mm. Intendi anziché fare così? Passeresti nei solchi della levigatrice? Sì, non mi accorgerei quando levo tutti i solchi, invece incrociando le varie grane e mi accorgo quando tutti i graffi orizzontali in questo caso vengono tolti. Con la 600 vado in verticale o in diagonale in base alla lama, però nell'altro verso la 320, così quando... Cioè mi accorgo quando vengono tolti tutti i graffi della grana precedente. È più facile individuarli, perché se io facessi la 320 così e la 600 così, comunque è difficile individuare l'inclinazione. Se invece cambio, li faccio totalmente perpendicolari e è molto più semplice. Fregati compà, come si preciso. È una condanna però a volte, perché ci sono cose che potrebbero essere passabili ma non le faccio passare, quindi ci perdo molto più tempo di quello che dovrebbe essere. Però comunque alla fine il prodotto parla da sé, sono soddisfatto. Poi ovviamente ogni tanto controllo che la pietra continui ad essere in piano, perché se perde la rettifica potrebbe stondare in punti indesiderati la lama. Quindi quando si stonda o cambio pietra o la rettifico alla levigatrice. Oh mastro, ma a che punto siamo? Abbiamo fatto per il momento. E prossimo quindi? Step. Andare a stondare tutto il profilo della lama, quindi tutto il manico e anche il dorso. Prima sgrossandolo alla levigatrice e poi andandolo a rifinire con tanto tanto tempo e tanto tanto impegno a mano. A mano? O in lavatrice. E come si fa? Scopriamolo insieme. Useremo questi nastri. A livello microscopico hanno la stessa funzione sono nastri perché siamo in due, plurale, se no era nostro. Esatto. Perché era solo tuo. Sono più sottili, quindi flessibili, e hanno le frange qui, perché quando vado a stondare le curve, se avessero il taglionetto farebbero dei solchi profondi, mentre così le frange assecondano la curva e non scava più del dovuto. Ma chi ti vuole venire a trovare come può fare? Purtroppo lo desideravo tantissimo, non ho un negozio aperto al pubblico, quindi non si può. Con il nastro in questa curva non riesco ad entrare e stondare, quindi proseguo con questo, con una fresetta in tungsteno tutta dentata. La proviamo sul vetro? Se la proviamo dove so io. Dopo tutte queste ore di lavoro il risultato è questo. È venuto bene. Siamo partiti da questo per ottenere questo. Al momento, cioè raga, già adesso io di solito vedo in giro coltelli che così praticamente sono finiti, invece qua stiamo ancora in alto mare, spettacolo. Oh, ma l'ambassador ce l'avrà prima o poi, cazzo delusi. Mo che siamo solo io e te. Da te, la precisione di questa godronatura. Godronatura, un fetto di pesce. È sfadentissima questa godronatura. Sembra invece. Invece.
Adesso, visto che non è mai finita, è finita quando chiudiamo la scatola del coltello. Dopo aver stondato tutto a levigatrice e dobbiamo uniformare la curvatura per renderla gradevole alla vista e al tatto, una mano con della carta vetrata che ha quasi zero margine d'errore. Questa è la velocità a curvatura, come esatto, la... Ad esempio qua, in questo punto mi sono accorto adesso che con la levigatrice ho scavato di più qua di qui, ma a livello di decimi di millimetro, quindi con la carta vetrata andrò a mangiare di più qua dove è più rilievo e piano piano, a forza di adagiare la carta così intorno all'acciaio, arriverò a mangiare anche di qua. Quindi si uniformerà e diventerà simmetrica la curvatura. Senti Dama, adesso che sei solo io e te. Sì. Quanto devi starci qua sopra? Io ho fame. Sicuramente ci metterò più di quanto tu ci metti a preparare un pranzo. A posto, io vado a fare la magnava. Bravo. Ecco, sei due. Che cazzo ne sei? Te lascio qua, mi raccomando, quando torno deve essere tutto fatto e pulito. Vabbè, ciao. Ciao. Bene ragazzi, il maker l'ho lasciato lì a lavorare e adesso noi ci occupiamo delle cose veramente importanti. Alexa, barra barra. Stai lì. Pepperone. Yogurt tostata. Peperoncino. Raga, già così è antisommossa. E voilà. In un pentolino diversificato faremo un'altra cosa. Diventata giasca. Buttiamo la pasta. Oh, lo so. Andiamo a butti quelli che te mangi. Lo so, fatto. Buttiamo la pasta. Mentre la pasta va, lasciala andare, c'è un'altra cosa. Bene, la pappa è pronta. Andiamo a vedere a che punto sta questo nostro maker. Beh, perché non sei a lavorare? Perché ho finito. Come hai finito? Abbiamo finito insieme, siamo sintonizzati. A te. Andiamo alla luce, va. Vediamo com'è venuto questo gioiello. Vedete? No, non vedete niente. Tocca andare in penombra. Abbiamo raggiato tutto il dorso. Tutto il manico, la guardia, ecco qua sui jimping si nota bene. Spettacolare! Sì. Poi, passo successivo, dopo pranzo però, sagomiamo, facciamo la texture alle guancette, poi presseremo il fodero in kydex prima della tempra, mentre si tempra e finiamo di lavorare il tutto. Di solito è una cosa sia il manico che il fodero che faccio dopo tempra, ma perché faccio lotti da 15-20 coltelli, l'ultimo lotto l'ho fatto da 35, quindi mentre ne tempro qualcuno ne rifinisco altri, non rimango senza fare niente, ma visto che adesso ci concentriamo su una lama sola, alcuni step che faremo dopo li facciamo mentre si tempra. Di solito faccio questi lotti grandi perché mentre tempro qualcuno ne rifinisco altro, ma perché nel forno, quando dici qualcuno stiamo sempre parlando di coltelli, no, e perché c'è il numero massimo di coltelli che riesco a gestire, e mentre uno lo spengo tempo 10-15 secondi, prendo l'altro e lo spengo, già il terzo magari passerebbero 20-30 secondi a temperatura in più degli altri, cambierebbe la durezza, comunque verrebbe alterato diciamo l'insieme delle proprietà meccaniche che acquisirebbe dopo tempra. Il quarto non ne parliamo, il quinto non ne parliamo, quindi più di due non ne metto in tempra. Devi dire altro? Altro. Ok, quindi, senti, andiamo se ne a mangiare perché non ho sentito nulla di ciò che hai detto. Adesso vediamo la sua faccia quando vedrà quello che ho cucinato, mamma mia, aspetta che ti inquadriamo, guarda quando te lo dico io, vieni, come ti sembra? Buona. Si può fare? Io so fare i coltelli, tu sai cucinare, siamo una coppiata perfetta, siamo uomini da sposare. Sì, ma no, fra di noi. No, esatto. Allora, la pappa è pronta. Vai, sentiamo un po'. Oh, stavo aspettando questo momento. Sì.
È suadentissima. E Laida ma... è corrotta molto 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 bene. L'urp. Senti, ma lo diciamo quanta se ne siamo fatti? Tra ieri e oggi, ieri sera e oggi. Vabbè, tra ieri e oggi un chilo. Sì. Quindi quattro pasti, mezzo chilo a testa. Bene ragazzi, ci vediamo fra poco per la ripresa delle operazioni. Mo magniamo se permettete. Quindi, bella. La progettazione di un mio coltello ha due starter differenti. Uno derivante dalle mie esigenze, poiché sono il primo utilizzatore dei miei coltelli. Il secondo derivante dalle esigenze del cliente, che comunque devono rispondere ai miei standard qualitativi e di performance. Ti sei rifocillato? Eh sì, ora a pancia piena non ho più voglia di fare questo video. A pancia piena c'è tante cose. Fuori dall'inquadratura c'è un uomo col fucile puntato e non posso fare nient'altro. Allora, e non sta scherzando. Esatto. Allora, vai, abbiamo step successivo. Guancette che ho tagliato questa mattina quando fuori c'era l'ombra. E adesso andrò a fare i buchi, montare le guancette sul coltello con questi perni qua, che poi andranno avvitati con delle viti, ovviamente, che si avvitano. Ok, quindi andiamo a bucare. Punta da 8 perché il foro è da 8. Fatto un buco, metto il perno per fermare il coltello in maniera che poi quando faccio questo buco il pomolo non si muove e rimane tutto in asse fermo. Questi perni li infilo nei buchi a pressione in modo che se si dovessero allentare le viti o perdere, comunque le guancette stanno ferme, non si muovono. Infatti questo, se io spingo col dito, non si muove. Dopo ho fatti tutti i buchi e vi faccio vedere come rimangono fissate sul manico senza le viti. Step concluso, la guancetta inizia già a prendere forma. Adesso? Adesso la monterò sempre con questi perni. Ma sull'altra. Ti sembra il caso in un video come questo? Purtroppo sì. Che tu ti metti a montare cose. E i perni vanno infilati nei buchi delle guancette. Va montata sull'altra non sagomata e la sagomo la rifinisco sopra questa che mi fa da guida. E lavorata in 3D, fatta la texture e pronta da montare sul coltello. Sul tavolo. Sul tavolo. Dal tavolo bussavo il coltello così. Un po' diverso. E se a un certo punto scopri che in realtà noi siamo tavoli e questi sono persone, ci hanno sempre mentito. Ma l'avevi allacciata bene la maschera del G10? Purtroppo no. Tu sei respirato. Alla verificatrice, presto! Posso distrarre un attimo? Che apparecchiato qua sopra? Allora, neoprene con i morsetti per fare il fodero. Pieghiamo il fodero, smontiamo le guancette, il coltello lo buttiamo in tempra mentre rifiniamo il fodero, in maniera che una volta temprato il coltello, il fodero è fatto, il manico è fatto, va solo satinato. Quindi guadagniamo tempo. Ora lo metto in forno.
Perfect. I punti fissi indiscutibili a cui deve rispondere un coltello sono tre: la comodità, la funzionalità e l'integrità strutturale. La bellezza arriva in secondo piano, perché fare un coltello bello è una cosa comune. Fare un coltello bello che funziona è una cosa molto più rara. Madonna, che fai al cartoccio? No, questa è una pellicola inox che serve per proteggere l'acciaio dal calore diretto del forno. Altrimenti si rovinerebbe, perché ossigeno e calore, diciamo fuoco, fanno perdere i carburi esterni, quindi diventerebbe tipo groviera. E non è una buona, non è una buona cosa. Vabbè, il cartoccio insomma. Esatto, manca il sale e il rosmarino però. Quanto sono preciso a tagliare, deduci che questo prodotto costa veramente tanto. Per oggi abbiamo fatto. Tira la catena, allora si è fatto. Il coltello da sopravvivenza deve avere una costruzione semplice e minimale, perché tutto ciò che non c'è non si può rompere. Deve essere costruito con materiali di prima qualità che non ci lascino a piedi e deve avere un fodero comodo, robusto e sicuro per l'utilizzatore. Oltre ovviamente a rispondere ai tre punti fissi fondamentali. Buongiorno a tutti. Ci sono cose nella vita che fanno riflettere, anche sulle persone che frequenti. Una fra queste sono le levatacce. Dicci un po', Mastro, perché cazzo si sono svegliati così presto? Perché dobbiamo mettere il coltello in forno a fare i rinvenimenti, ottimizzare i tempi e dopo i rinvenimenti passare alle finiture della lama e chiudere il coltello. La domanda che tutti ci stiamo ponendo è: i rinveniche? I rinvenimenti. I rinveniche? Rinvenimenti. E che servono? Sono dei trattamenti termici che servono a distendere le tensioni nel coltello dovute allo shock termico dello spegnimento della tempra, quello che abbiamo visto ieri. E si fanno in forno, durano circa 3 ore tutti i procedimenti, quindi le mettiamo in forno adesso, così ottimizziamo i tempi e dopo andiamo a rifinire il coltello e chiudere il tutto. Ok, quindi? Quindi vieni. Yeah. Per questa ricetta serve un coltello. Ok. E basta. E un forno del Mauris. Ma ti accorgi che è pronto quando è croccante? Come mai qua non hai messo il cartoccio? Perché la temperatura non è... Dici, diccelo! Non è abbastanza alta per rovinare il coltello. Qui stiamo intorno ai 200-250 gradi. E per gli acciai da colata, per quasi tutti, il rinvenimento va dai 150 ai 250 gradi. In questo range ci sono delle temperature specifiche in cui i coltelli vengono rinvenuti. Ora, mentre il coltello è a grigliare in forno, non ci resta che fare colazione. Questa mi sembra un'ottima idea. Fai strada! Guarda, la colazione è arrivata da noi! Ciao, colazione! Cioè saresti te, Ergenio? Da quello che dicono qui, sì. Allora, che se mangiamo stamattina? E perché stiamo qui senza dover stare di là? Perché abbiamo il timer che fa il nostro lavoro, cioè controlla, ci dice quando è finito il rinvenimento. Quindi? Che vuoi sapere? Ma stanotte ti hanno scarabocchiato. Sì, ho provato a levarlo, ma non si leva niente, purtroppo. Devi provare con la carta vetrata, secondo me funziona. Mi reggi tu mentre mi passi sulla levigatrice. Sì, esatto. Così tu. Esatto. Oh, ma se posso sapere dove eri finito? Ero andato nel mondo di One Piece a imparare la tecnica a tre spade. Questa cosa. Il mio obiettivo futuro è lo studio e la specializzazione nella costruzione di spade, in particolare quelle rinascimentali,
e poi la reinterpretazione con materiali e forme di ultima generazione. Adesso andrò a sabbiare tutte le parti a vista del codolo e del dorso del coltello per andare a togliere tutta la colorazione violacea derivante dal trattamento termico. Fuoco alle polveri! Allora, hai sabbiato, e adesso? Adesso vado a fare la satinatura finale, che è la mia parte preferita della creazione di un coltello. Perché? Perché mi rilassa. Perché è finito il coltello. Quando non ho disturbatori nel laboratorio, mi metto la musica, mi guardo i film mentre lo faccio. Quindi tu ascolti musica? No, perché poi quando faccio, c'è una parte iniziale molto rumorosa, per cui devo usare le cuffie, quindi non sento nient'altro. Bene, mastro, quasi ci siamo, eh? Sì. Che stai a fa? Sto montando le viti. Cipicchetti. Vabbè, ma adesso una domanda te la voglio fa bruciapelo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è di comprarmi un'isola, trasferirmi lì e allontanarmi dal mondo civile. Questo perché sei una brutta persona. Esatto, no, sono tutte le altre brutte persone. E tu, sono l'unico sano. Ma tu più dell'altri. Esatto. Sei stata brava. Grazie. Quindi, caro mastro, adesso siamo giunti alla fine di questo lungo viaggio. Ebbene, dunque, ci siamo. Quindi, quello è il pacco. Allora, quando spedisco il coltello arriva in questa confezione. È una confezione a vite. All'interno troverete biglietti da visita, certificato di autenticità compilato con il nome e il modello del coltello, Goleador, patch, fodero, ah, il coltello, giusto? Poi, tutta questa roba viene fissata e bloccata con Pluriball per evitare grandi scossoni durante il trasporto. Beh, mazza, oh, sacco di roba. Hai visto? Senti, ma prima che rimpacchetti tutto, sì, ce lo fai vedere com'è venuto sto coltello? Sì, certo. Faccio vedere da vicino, va. Toh, spiega, spiega. Ah, questo modello è l'Usimax, non mi ricordo se... è un po' sporco. Mi ricordo se è l'Usimax. No, non mi ricordo se lo avevamo detto prima. Abbiamo fatto il dorso raggiato e satinato, è un tutt'uno con il codolo. Codolo esposto e raggiato, in maniera che non si sentono spigoli vivi. Anche la guardia raggiata, a filatura, satinato a grana 400, con logo elettroinciso, G10 rosso, è un bordeaux, un vinaccia, viti e fiammate a caldo, colorate con il cannello come avete visto. Lunghezza lama 11,5 cm, lunghezza manico 11,5 cm, totale 24 cm perché c'è anche il centimetro preso dal salvafilo e dalla guardia. Fodero Kydex da 1,5 mm con ulti clip richiesta dal cliente. Direi che il lavoro è finito.
E voilà, eccoci qua. Ebbene, caro mastro, Abbiamo fatto. Questo è come nasce un coltello Neanderthal in meno di 48 ore ci hai messo. Sì. Ovvio che mi espongo io per lui. Non è che lui fa un coltello in 48 ore, quindi quando arriva l'ordine, ah bello, perché non mi hai dato il mio coltello? Perché comunque gli ordini ce ne sono tanti. Al momento sono 8 mesi di lista d'attesa. Ok, c'è il... Fortunatamente per me, purtroppo per voi, lo capisco però. In primis. Poi ci sono, diciamo, tutte quelle problematiche legate anche all'arrivo dei materiali. L'arrivo dei materiali, il fatto che se sto male io non c'è nessun altro che lavora. Esatto, quindi fornitori e cose varie, uno rimane anche lì. Questo non lo dico come lagnanza o come rimprovero, però spesso mi trovo a parlare con tanti ragazzi e persone che mi seguono e che seguono anche Dario, suppongo avrà lo stesso genere di fenomeno. Fenomeno non la persona, fenomeno che è come evento, che gli dicono ma come mai? Sappiate che non si è schiodato dalla levigatrice per un attimo, a parte i momenti in cui abbiamo... Anzi, poi io il pranzo finivo e andavo a fare le cose che, diciamo, cose organizzative, momenti morti che non valeva la pena riprendere, sennò veniva un video di due giorni pieno, esatto. Tipo sistemare, mettere in asse il nastro sulla levigatrice, cambiare il nastro sul tipo di levigatrice, cambiare il braccio della levigatrice tra texture del manico e affilatura, mettere a bagno le pietre, spezzettarle e tagliarle a misura per quello che mi serve. Quindi questo è quello che, insomma, uno vuole trasmettere, oltre la qualità, non è che ce l'ho qua perché tanto sappiamo tutti che... Ma dopo me ne vado, non vedo il video. Questo me lo lasci però. No, a parte tutto, cioè, mi hai fatto perdere il filo, bravo, complimenti, che stavo a dire? Speriamo non il coltello abbia perso il filo. Perché deve sempre andare ma così? Dicevi che non è che perché ci abbiamo messo meno di 48 ore. Parlavo della qualità, vedi, ti stai anche remando contro. La qualità di questi oggetti è assolutamente innegabile, altrimenti non mi ritroverei ad usarli. Sono contento che con Dario abbiamo realizzato questo contenuto, dove appunto si vedeva da vicino quella che era l'avventura tipo di un coltelliere come lui che realizza queste lame. Fra l'altro questo è l'Usimax ed è un coltello, diciamo, anche impegnativo per certi versi, però non è neanche molto grande, quindi no. È poco materiale su cui lavorare. Quando devi andare a lavorare con coltelli più grandi, un Arcatus Apocalypse, un Kodiak, il Mammut soprattutto, che è il più lungo da fare, il Mammut almeno meno di 4 giorni non ce l'avremmo fatta, un Chopper o un Apocalypse meno di 3 giorni no. Poi andiamo a considerare anche i tempi che ci mette il forno, arrivare a temperatura, le varie fasi della tempra, le varie fasi del rinvenimento. Quelle sono ore, tra virgolette, morte, dove lui si avvantaggiava facendo manico, cose varie, ma per quanto puoi... Sì, alla fine sta Miolox, che è un acciaio abbastanza semplice da temperare, sta circa 5 ore in forno, queste 5 ore suddivise in vari cicli, vari spegnimenti, e acciai più complicati tipo il Magnacat ci stanno anche 7 ore, più l'ora di criogenico con l'azoto liquido, quindi ecco, anche appunto, il trattamento termico sì. È pesante. E quindi quello è tutto quanto tempo che se ne va, poi ovviamente come tutte le persone... C'è anche della vita privata da seconda. Cosa vita privata? Anche tu hai una vita privata, pensavo fosse una leggenda. Allora ragazzi, dobbiamo fare una specifica però, vogliamo usare questo mezzo per comunicare una cosa. Ah, esatto. Quello che fa i coltelli è lui. Non è lui. Non so io. Io so quello che li usa, che fa i video. Adesso fortunatamente faccio anche corsi, quindi se avete intenzione, via dicendo, mi farebbe piacere, venite ai miei corsi. Ma per quanto riguarda questi... Lui li usa. Io li uso, io è li lui faccio. Che li fa. Che delle volte... ci dietro, ma belli i tuoi coltelli, a me, guarda che non so io che li faccio, io li uso, dai. Ah, ma chi è che li fa? Ah, praticamente io delle volte non capisco se mi stanno prendendo in giro, ma goliardicamente, no, anche a me è capitato una volta un raduno, mi ferma uno, mi fanno ridere i vostri video, ma tu chi sei dei due? Guarda, io sono Dario, faccio i coltelli. Ciao, sono Dario, faccio i coltelli, ho un problema. E non ho una vita sociale da quando da 10 anni quasi. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, tu li ringrazi per essere stati con noi? Grazie per essere stati con lui, anche con me, dai. Seguiteci sui nostri social, anche su quelli di Dario, poco più sui miei, e noi ci vediamo al prossimo video. Io vi abbraccio, vi saluto e buone avventure a tutti. Ciao. Ah, che stanchezza, questo caldo mi vado a fare due tuffi al mare, finalmente è finita.